assegnato un compito da un nostro ipotetico cliente che ha realizzato un'abitazione, una villetta, una cosa del genere, e facciamo finta che l'acquedotto non è in grado di stare in una zona di campagna, insomma, quindi non c'è la giusta pressione dell'acqua per tutto quello che sono le necessità di questa abitazione, che adesso andiamo a descrivere, e esponiamo che questa persona vi ha incaricato di, siccome c'è una sorgente da cui può ricavare tutta l'acqua di cui ha bisogno, l'incarica di fare questo impianto e di farlo funzionare, evidentemente, cioè vuole che la mattina si vuole fare la doccia, vuole azionare la lavatrice, eccetera, e quindi ha bisogno, insomma, di questa portata d'acqua. Allora, tanto per cominciare, come dicevi, diciamo come sono fatti questi cataloghi. Abbiamo diciamo, tipicamente nell'indice, questo giusto per farvi vedere come alcune cose che abbiamo detto alla lezione poi si ritrovano nella branca. Devo giocare un po' con gli occhiali. Ok, dicevo, trovate all'inizio una ventina di tipologie diverse. Queste sono tutte pompe centrifughe per diciamo usi appunto civili più che industriali, con campi di applicazione di portate di alcuni litri al minuto fino a alcune migliaia di litri al minuto, e prevalenze fino a 200 metri, una cosa del genere. Però trovate comunque una grande varietà a seconda dell'acqua, come deve essere, se fredda, se calda, se pura, se invece presenta delle impurità, se la pompa può essere, sarà montata, ve lo dice, se sarà montata sotto battente, se si deve innescare da sola, quindi sarà corredata della pompa a vuoto di cui abbiamo parlato, e quindi per una serie di cose. E molto spesso trovate addirittura stesso il costruttore vi propone una pompa singola. Non a caso ieri ci siamo un po' trattenuti sulle pompe in serie o in parallelo, in particolare in parallelo. Vedete, molti costruttori vi propongono direttamente la soluzione, la chiamano gemellare, ovvero con due pompe uguali in parallelo, perché non è raro, insomma, in varie applicazioni che l'installatore richieda appunto direttamente un'installazione con due pompe in parallelo, un po' per i motivi di cui abbiamo parlato ieri, e se non avete dubbi non starei a ripetere, se no non riusciamo ad andare avanti, un po' per un'altra cosa, un po' più banale, nel senso che sempre nei casi in cui c'è bisogno di non interrompere il servizio, diciamo, il fatto di avere due pompe uguali viene sfruttato non come abbiamo visto ieri, facendole funzionare tutte e due, e in qualche caso, in caso di forza maggiore, se ne ferma uno, e quindi tutta quella discussione che abbiamo fatto ieri, che succede al punto di funzionamento quando da due pompe si passa a uno, ma per una cosa molto più semplice, nel senso che si fanno funzionare tutto il sistema, può essere servito da una sola di queste pompe, l'altra viene tenuta semplicemente per riserva, di riserva all'altra, e in modo tale che in caso di guasto possa intervenire. Di solito si ruotano, cioè non è che io questa faccio funzionare sempre questa e questa la tengo ferma per un anno, due anni, cioè praticamente ce n'avrò una usurata, una nuova, e quella nuova comunque, diciamo, tenuta ferma tanto tempo non sarà, e quindi, diciamo, che ne so, periodicamente, mensilmente per esempio, si alternano
lo funziona. Questa è una cosa molto, quindi non c'entra tanto con quei discorsi che abbiamo fatto noi su come si costruiscono le curve caratteristiche di due pompe in parallelo, eccetera, però potrebbero avere quest'altra funzione, ecco perché sono così diffuse. La cosa simpatica da qualche parte, poi la vediamo meglio, anche l'andamento delle curve. Forse sarà un po' lontano per vedere, diciamo, qui si vede abbastanza bene queste curve qui delle longitudinali, stiamo facendo un esercizio, le due pompe in parallelo, la caratteristica di una sola pompa e la caratteristica delle due pompe montate in parallelo, insomma, come abbiamo visto ieri, insomma. Vabbè, un po' quelle che abbiamo visto alla lavagna, insomma, le troviamo confermate, non ci sono differenze. Quindi, diciamo, per questo motivo troviamo un po' di tante, alla fine, guarda, insomma, vedete, ogni pagina, insomma, praticamente ognuna di queste è una pompa diversa, caratterizzata da qualche parametro differente. Vedete, per ogni pagina, guardate quante ce ne sono, moltiplicate per il numero di pagine, quindi quando io vi dicevo scegliere fra centinaia di pompe è quella che fa al caso nostro, significa appunto una cosa di questo genere. E questo è chiaramente un costruttore, insomma, ho questo catalogo disponibile e quindi però se cambiamo costruttore troveremo altrettante parti. L'altra cosa preliminare che vi volevo mostrare e che l'abbiamo vista pure a lezione è il discorso, appunto, vi ricordate, cerco di mostrarvelo qui, appunto, non so se ricordate, l'abbiamo visto proiettato alla lavagna, una pagina di questo, vi disse all'inizio di ogni capitolo di un catalogo, capitolo intendo dire quindi una tipologia di pompa, qua il capitolo si chiama appunto pompe centrifughe singole o gemelle, gemellari, infatti le vedete, singole o gemellari, d'accordo, che appunto possono svolgere un certo tipo di servizio. Se vediamo appunto qui la pompa singola, troviamo questo quadro sinottico, insomma, di riepilogo, all'interno del quale, vedete, si trovano tutti i possibili campi di applicazione di questa famiglia di pompe. Vedete qui in basso, insomma, vedete, questo campo qui è quello della pompa in grado di erogare quelle portate più basse con la prevalenza più bassa. Ma se ci spostiamo in diagonale in quest'altro campo, troviamo la di questa famiglia, quella pompa che per dimensioni, per velocità di rotazione, eccetera, riesce a erogare la massima portata di questa famiglia,
e i massimi valori della prevalenza. Questo serve appunto perché se noi adesso ci facciamo i calcoli che andremo a fare insieme, appunto entriamo con Q e H in questo diagramma, individuiamo una famiglia possibile, una tipologia, scusate, una sigla e quindi una tipologia possibile di pompa, e quindi diciamo, dicevamo questo termine, adoperavamo, insomma, facciamo click, nel senso che apriamo la finestra corrispondente alla sigla che abbiamo individuato, e significa appunto trovarsi, significa sulla carta voltare pagina e sulle quali appunto troveremo tante, per ognuna di quei riquadri troviamo delle curve di questo genere qua, cioè per la singola tipologia di pompa troviamo 2-3 curve caratteristiche in funzione del diametro esterno della girante, troviamo la curva di assorbimento della potenza e troviamo la curva dell'NPSHR che c'è in dispersione. Dopo le vediamo, con questo stiamo ancora generalizzando. Ok? Benissimo. Allora, veniamo al nostro problemino. Facciamo finta che abbiamo, allora, diciamo, un polso. Questo signore dispone di un polso. Ok, qui mi sono limitato a disegnare tutte, diciamo, ognuna di queste è quella che noi chiamiamo utenze, nel senso che appunto ci sarà un lavabo, ci sarà una doccia, ci sarà una lavatrice, quello che sia, e ne ho disegnati tre e facciamo, contiamo che ce ne siano una decina, 10 utenze. Ok, facciamo finta che tutto il circuito dall'aspirazione all'utenza più lontana, quindi io ho interrotto qui, ma diciamo, facciamo finta che ce ne siano 10 in sequenza, l'utenza più lontana sarà distante 50 metri dal serbatoio di aspirazione. Ok, allora come procediamo? Insomma, questo l'abbiamo dovuto montare per forza così, perché qui non potevamo scavare in questo terreno, non è il nostro, e quindi abbiamo dovuto creare uno sbalzo su cui andare a montare a 4 metri
questa pompa, sono dei casi plausibili e allora vediamo con calma problema come andiamo a scegliere la pompa che sia in grado di fare arrivare una certa quantità di acqua. Facciamo finta non si fa così, ma diciamo finta che le 10 utenze siano aperte in funzione simultaneamente, e quindi che anche all'ultima, la più distante, possa arrivare la giusta quantità di acqua. Ok? Come procediamo? Però ragazzi, questo esercizio vorrei un po' di interazione da parte vostra. Quindi, per poter entrare in quel catalogo, io che cosa devo fare? Come faccio a entrare in quel catalogo dove ci sono tutte quelle curve che abbiamo visto, centinaia, forse migliaia di curve diverse? Io come mi oriento? Come parto, come proprio l'approccio a questo tipo di problema? Perdite e prevalenza 1, così troviamo la caratteristica esterna. Sì. Allora, sì, quindi chiaramente abbiamo bisogno della prevalenza totale, e quindi dobbiamo sapere il nostro utile. Ok, e le perdite nel circuito, tutte, la somma delle queste come delta P distribuite e delta P concentrate. E chiaramente l'altro parametro è la portata di esercizio. Quindi in partenza, quindi per esempio partiamo dalla portata, che dovrebbe essere presente. Diciamo che in generale questa nessuno ve la assegna, ok? Quindi a voler essere realistici in questo tipo di esercizio, appunto il cliente mi dice: io voglio che ci sia la giusta acqua per lavarmi le mani, per farmi la doccia, per far funzionare la lavastoviglie eccetera. E al calcolo dovete badare voi, cioè non è difficile, perché vi aiuta il fatto che sono tutte grandezze abbastanza standardizzate, insomma, nel senso che la portata di una doccia, la portata di una lavatrice non è che cambiano molto. Siamo a Cassino o a Milano, troviamo che c'è questa portata di chissà quanto varia, sono abbastanza standard. Vi fate un calcolo, la cosa si complica un attimo, perché appunto la buona progettazione non prevede di esagerare, insomma, buono non significa mettersi in condizioni di massimo carico sempre, buona significa una cosa ragionevole. Ci sono dei calcoli per stimare quello che si chiama il fattore di contemporaneità. È praticamente statisticamente impossibile che in un'abitazione simultaneamente sono aperte docce, lavandini, bidet, lavatrice, lavastoviglie, tutto simultaneamente è praticamente impossibile, e quindi diciamo sarebbe anche un errore dimensionare le tubazioni per questo carico. Quindi ci stanno dei carichi, insomma, per dire che in generale è un calcolo che appunto potete e dovete fare voi. Chiaramente in questo momento non ci interessa fare questo tipo di calcolo, quindi la portata la assegniamo, è anche un po' è grande rispetto a questo schemino che avevo fatto, però
diciamo, per avere dei numeri facilmente gestibili, diciamo quindi che sia una portata di 100 metri cubi all'ora. Ok, e adesso veniamo alla prevalenza. È HU, quindi diciamo se consideriamo quindi l'acqua in pietre nel pozzo e con un minimo di velocità nelle tubazioni, è H utile. H utile a chi sarà uguale? Diciamo il termine dell'energia cinetica appunto dipenderà dalle velocità imposte al un'altra cosa importante è quindi una volta che avete stabilito la portata di cui avete bisogno, le velocità di attraversamento evidentemente dipenderà dalla sezione dei vostri tubi. Un altro criterio per la progettazione dell'impianto è un giusto compromesso per quanto riguarda la sezione dei tubi fra due opposte tendenze. Se fate dei tubi piccoli, di piccolo diametro, allora il tubo si vende a peso, non, nel senso che un metro di tubo, quindi un metro di tubo costa in funzione del suo diametro e quindi del suo peso. Materialmente si vendono una volta, si vendevano, adesso non so, ma si vendevano così. Perché? Perché è chiaro che un metro di tubo, il cui diametro è mezzo pollice, insomma, è piccolo, e quindi anche lo spessore, cioè la differenza diametro esterno diametro interno, evidentemente richiede più materiale, meno materiale rispetto a un tubo di diametro di un pollice, di 2,5 cm di diametro interno, e quindi chiaramente cambia il costo. Più è grande questa sezione, molto banalmente, maggiore è il costo. Però appunto, quindi, se io faccio dei tubi piccoli, significa che quella portata la costringo a viaggiare più velocemente all'interno, e quindi le perdite di carico nel circuito aumentano. Aumenta anche, c'è anche un problema di comfort, perché aumenta la rumorosità proprio del flusso che si può sentire all'orecchio, e si sente, questo vale sia per i liquidi sia per gli impianti d'aria condizionata, quindi dove deve passare l'aria, quindi un aeriforme nei canali, se è troppo veloce, diciamo, l'impatto acustico è maggiore. E quindi, diciamo, sarebbe bene quindi non prendere dei tubi troppo piccoli, ma un po' più grandi, tali da abbassare, da moderare le velocità, chiaramente entro certi limiti, perché se poi più li prendo grandi, più sono costosi, insomma, questi siamo sempre lì. Una volta stabilito quindi la sezione che ci sembra di buon compromesso, abbiamo anche le velocità. Le velocità sono importanti perché ci consentono di vedere il termine cinetico, che in genere è quasi trascurabile. Se vi fate due conti, se appunto mettete le unità di misura giuste, questo termine di solito è molto più piccolo rispetto agli altri. Gli altri termini quali sono? Il termine di pressione non ce lo dobbiamo mettere, perché sono uguali fra aspirazione
fra il serbatoio di aspirazione e l'utenza, sarà sempre la pressione atmosferica, e quindi l'altro termine, l'unico altro termine che rimane è il salto geodetico. Okay? E quindi il salto geodetico è di 20 metri, okay? più il termine, quindi diciamo questo è C delta Z più C un quadro U per, diciamo, dell'utente. Nelle opportune unità di misura, se vi fa due conti, questo verrebbe nella realtà, imponendo una velocità non tanto elevata, qui avremmo una frazione di metro, utilizzando queste vecchie unità di misura, perché anche queste sono utilizzate sul nostro catalogo, avremo qui un termine, non so, 0,5, 0,6, una cosa del genere. Forzando un po' le cose, quindi soltanto a scopo di far funzionare l'esercizio, facciamo finta che questo termine valga 2 metri, ma 2 metri sono tanti, di solito non si arriva a questa cosa. Ma noi che ce ne importa? Abbiamo uno qua. Facciamo 21 qua, che è qui previsto, e abbiamo un po' questo, diciamo, 17 metri. Questi 17 metri, porta fortuna. Che non so cosa. No, c'avevo dei numeri un po' diversi, adesso li sto improvvisando, li sto cambiando in tempo reale, come si suol dire. Ok, e quindi la nostra prevalenza utile è 22 metri, ok? D'accordo? Adesso, altra cosa importante, compito importante, è le perdite. E qui appunto ancora una volta, nel caso reale, quando lo affronterete in realtà, ci dovete dedicare un pochino di tempo. Perché? Allora, una cosa che risolvete facilmente sono le perdite distribuite. Le perdite distribuite chiaramente dipendono dal tipo di tubazione che state utilizzando. Quindi diciamo tubazione. Nel senso che trovate dei diagrammi, delle tabelle, dei software oggi potremmo dire, che sono fatti chiaramente in funzione del materiale, cioè se sono di plastica, se sono di rame, se sono di acciaio zincato, se acciaio inox, eccetera, a seconda del materiale che voi avete deciso di adoperare in quell'impianto, sempre facendo un'analisi fra costi e benefici nello scegliere un materiale rispetto ad un altro. E vabbè, questa è una cosa a monte che probabilmente non spetta neanche a voi, però comunque sicuramente dovete conoscere il materiale con cui è realizzata quella tubazione e appunto la velocità di attraversamento da parte dell'acqua, la velocità di attraversamento di questi tubi, velocità che, data la sezione del tubo, significa anche portata. Okay? E dopodiché questa viene espressa appunto in unità coerenti con quelle che stiamo adoperando, quindi quelle del sistema internazionale sarebbero joule o newton metri per unità di lunghezza del tubo. Nel nostro caso continuiamo, come abbiamo detto, per tradizione ad operare le unità del sistema tecnico, e dove appunto facciamo finta che siamo entrati nel nostro abaco, nel nostro diagramma, nel nostro software,
per quel tubo, per quella portata che abbiamo assegnato, abbiamo trovato che queste dimensioni sono di 20 centimetri per metro lineare di, del tubo, cioè 0,2 metro su metro lineare. Okay? Quindi questo significa che le nostre perdite distribuite, nel nostro caso, per le nostre appunto delta P bis è 0,2 per 50, cioè 10 metri. Ok? Perché abbiamo scritto all'inizio che la lunghezza complessiva della tubazione è 50 metri. Ok, dopodiché è chiaro che qui non possiamo più generalizzare, adesso insomma un po' scherziamo, un po' cerchiamo però chiaramente di fare un esempio concreto. È chiaro che caso per caso, insisto però su questo punto, dove voi, una frase che mi avete sentito dire altre volte, dovete conoscere in dettaglio questo schemino molto semplificato che io per ovvi motivi vi ho appena appena abbozzato alla lavagna. Voi dovete invece avere un progetto, come si suol dire, esecutivo di tutto questo impianto, perché per esempio per risolvere la seconda parte del problema, cioè le perdite di carico concentrate, dovete sapere perfettamente come è fatto l'impianto, che cosa come è fatto, nel senso di quante deviazioni ci sono, appunto, che non è detto che siano queste semplici, che sono lì, cosa c'è, cosa trova lungo la strada, se per esempio ci può essere un depuratore dell'acqua che giustamente insomma deve essere magari anche potabile, eccetera, quindi ci potrebbe essere un depuratore, ci potrebbe essere non lo so, insomma, un organo, una valvola per isolare una villa, per esempio, una zona da un'altra, per consentire, diciamo, che se si rompe da questa parte una tubazione, io posso escluderla qui, e allora quindi tipicamente in un impianto un po' più grande è bene prevedere queste che si chiamano valvole di intercettazione. Ognuna di queste cose, ogni curva, ogni gomito, una valvola di intercettazione, per quanto aperta chiaramente nell'uso normale, il depuratore, eccetera, ognuna di queste è sede di una perdita di carico concentrata. Quindi è chiaro che qui ci dobbiamo arrangiare con la fantasia, nel senso, per andare avanti con l'esercizio è una cosa che non possiamo insomma andare realisticamente a quantificare, non possiamo fare altro che ipotizzare che ce ne siano tante. Per esempio, un'altra cosa abbastanza codificata e che quindi trovate, come trovate quanto si perde per metro di tubazione in funzione, come dicevamo, se il tubo è di plastica, di acciaio, di rame, eccetera, così trovate abbastanza codificato, insomma, quant'è la caduta di pressione all'interno di una valvola a saracinesca, per esempio, trovate esattamente quell'indicazione, trovate l'indicazione quant'è la perdita per ogni utente, insomma, quando voi aprite appunto un rubinetto, un utente, eccetera, cioè, trovate delle indicazioni precise. Per poter andare avanti, ripeto, è chiaro, insomma, la logica che a seconda del vostro impianto dovete accuratamente fare questo calcolo. Qui adesso, per uscirne, per poter andare avanti, se no non ne usciremo, abbiamo ipotizzato che ogni utenza prevede un delta P per ogni utente è di 0,5 metri. Okay?
il che significa che il nostro delta P che concentra le utenze erano 10, sono 0,5 per 10, 5 metri. Ok? E quindi il totale, la nostra HP del circuito è 15 metri. Ok? E quindi la nostra H, sarà 22 più 15. Abbiamo, abbiamo un po' inventato, no? Penso sia chiaro il motivo per cui non potevamo fare diversamente che inventarci qualcosa. Spero che però abbiate chiaro i passi, da compiere. Nella realtà non potrete inventare nulla, ma dovrete seguire un po' questa, le strade che, a cui abbiamo fatto cenno stamattina. Fatto questo, finalmente abbiamo i nostri due parametri chiari, cioè quelli che sul nostro diagramma, quindi il nostro utile è 22 metri, abbiamo una curva che non è che ci sia necessità di disegnare come caratteristica esterna, perché facciamo riferimento chiaramente alla portata di progetto, che è questa, la nostra portata di progetto. Quindi abbiamo, in corrispondenza di questo numero, avremo il nostro, la nostra esigenza sulla caratteristica esterna, abbiamo individuato questo. Quindi il nostro compito è trovare fra le centinaia o migliaia di quelle curve che stavamo guardando prima sul catalogo, una pompa, tanto per, come primo passo, perché poi sapete dobbiamo stare attenti a tanti dettagli, ma come primo passo dobbiamo trovare una pompa la cui curva caratteristica passi, diciamo, da queste parti o poco distante, ma in questo senso. Tutte le curve che fanno cose di questo genere, tutte le pompe le cui curve sono di questo tipo qua, chiaramente non vanno bene, perché non potrebbero essere in grado di soddisfare le nostre esigenze. Chiaro? Ok? Ok. E quindi adesso prendo il mano al catalogo. Come dicevo, abbiamo individuato, dice, fra le varie famiglie, cioè questi vari capitoli che stanno riportati qua nell'indice a inizio catalogo, diciamo, facciamo finta che abbiamo trovato che la nostra categoria di pompa che fa al caso nostro, appunto, è una pompa di sollevamento acqua, si chiama così, nel nostro caso è proprio sollevamento acqua, centrifuga, acqua fredda, e quindi ci propongono soluzioni. Vedo il capitolo 7 di questo catalogo ci propone solo queste pompe, appunto, centrifughe per acque pulite a bassa temperatura, in soluzione singola o in soluzione gemellare, appunto, come dicevo. Il capitolo è questo qua. Questa è la categoria, singola o gemellare. Quindi per entrambe queste soluzioni c'è la prima pagina del capitolo, che è appunto il quadro, come abbiamo visto anche all'inizio, di tutte le prestazioni. Queste delle soluzioni gemellari, che scartiamo per fare il nostro esercizio, diciamo, semplicemente guardiamo la installazione singola. E quindi dobbiamo entrare su questo diagramma e incrociare, appunto, questa portata, insomma,
sono una discreta portata, forse eccessiva per un'abitazione, perché sono 100 metri cubi, sono una trentina, no? Una trentina di litri al secondo, sono tanti. Quindi diciamo stiamo nella parte estrema destra, lì non riuscite a leggere i numeri, comunque 100 stiamo da queste parti, e quindi stiamo su questa verticale, dobbiamo incrociare con una prevalenza utile intorno ai 40 metri, 37 per la precisione, e quindi diciamo il facendo questo incrocio dobbiamo salire sulla nostra portata, incrociare con la prevalenza che abbiamo trovato, l'incrocio cade in questo esempio, cade all'interno di questa finestra qua, di questa window che vedete qua, okay? E che è caratterizzata da una sigla, che è proprio la sigla con la quale questo costruttore individua quella tipologia di pompa. Da lì non lo potete leggere, io grazie agli occhiali posso leggere questa sigla LP100-160, giusto per darvi, non ha nessuna importanza, giusto per dire che con questa sigla chiaramente noi dobbiamo sfogliare le pagine successive e troviamo LM, non ci interessano perché hanno detto LP, quindi LM viene prima di LP, quindi continuo a sfogliare, finalmente trovo una pagina che inizia con LP, LP50-125, LP50-160, LP50-200, poi LP65-125, perché visto, non so, vorrei essere noioso, ma per darvi un'idea appunto di delle quante possibilità, insomma numerosità di soluzioni diverse troviamo. Noi abbiamo trovato una sigla 100, non mi ricordo neanche più, mi pare 100-160, e quindi queste cominciano con 50, quindi sfogliamo, siamo a 65, siamo a 80, finalmente 100, LP100, 100-125 non va bene ancora, ok, troviamo LP100-160, quindi questa è la pompa, la nostra pompa, questa qui, LP100-160, queste sono le curve, riuscite a vedere qualcosa? Vabbè, dall'altro penso non riuscite a vedere niente, però le abbiamo proiettate, e quelle che abbiamo proiettato nei giorni scorsi sono esattamente di questo tipo qua, no? Non queste, ma molto simili, insomma prese da un catalogo molto simile a questo, era un'altra pompa, era un'altra marca, era un altro costruttore, era un'altra sigla di pompa, va bene, ma la sostanza era questa qua. Quindi una volta abbiamo trovato la nostra sigla, e qui troviamo quello che ci interessa. Per questa pompa il costruttore ci propone soltanto due opzioni in funzione appunto del diametro esterno della girante. Abbiamo il diametro nominale di tot millimetri, pure che vi leggo il numero a questo punto, e poi abbiamo la versione ridotta, quella che per tornitura ci fornisce questa curva più. La cosa che volevo dire appunto è questa è la curva caratteristica ottenuta. Allora, stavo trascurando una cosa, queste sono tutte avendo fissato la velocità di rotazione, ok? Queste pompe, come vi dicevo, sono alimentate dai più tradizionali, più diffusi, più semplici motori elettrici, quelli con due velocità possibili, la classica 2009 e la sua metà. Se giriamo pagine troveremo l'equivalente di questo con velocità di rotazione, eccole qua, con velocità di rotazione 1450 giri al minuto, cioè la metà del 2009. Queste sono le, non a caso, quindi credo che in questo catalogo troverete soltanto queste due opzioni, a riprova di quello che vi dicevo che sono le più diffuse, eccetera. A lezione tante volte vi ho detto esistono dei motori elettrici oggi bellissimi, eccetera, che spaziano con la velocità di rotazione, ma non sono così
così diffusi. Ok, e quindi fissata la velocità di rotazione, costui ci propone queste due curve ottenute con due giranti fluidodinamicamente identiche, semplicemente una un po' più piccola dell'altra, dove è stato tagliato praticamente un pezzo del bordo periferico, no? Molto semplicemente montate nella stessa cassa. Per motivi economici, costui vi riesce a proporre due soluzioni praticamente al prezzo di uno, insomma, cioè con la stessa macchina. Poi starà a voi dire se vi basta la girante più piccola o se avete bisogno di quella più grande. Ok? Va bene. E quindi ancora una volta lì da lì non riuscite a seguirlo, insomma, però insomma, noi dobbiamo quindi entrare a questo punto con i nostri soliti dati. Quindi sulle ascisse andiamo a prendere il punto in corrispondenza di 100 metri cubi ora, che sarebbe questa verticale qua, okay, questa verticale qua, e saliamo fino a incrociare 37. Quindi la prima cosa che notiamo è che la girante più piccola non va bene, perché ci dà una in corrispondenza di 100 metri cubi ci dà 25-26 metri di prevalenza, quindi non va bene, mentre invece la girante più grande ce ne dà 37-38, proprio quelli che un po', proprio quelli che servono a noi. E quindi qui su questa girante noi possiamo materialmente andare a disegnare il nostro punto di funzionamento. Ok, quindi diciamo questa pompa potrebbe andare. Chiaramente il nostro compito non finisce qui, perché dobbiamo fare un po' di cose, cioè prima di tutto sincerarci che siamo abbastanza lontani dal punto di massimo. In questo esempio così succede, è un caso, però succede, tutto bene. Quindi siamo abbastanza lontani. Secondo, provare a vedere che qui ci sia la zona di massimo rendimento, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, e in effetti ancora una volta siamo fortunati, siamo da quelle parti con un rendimento in questa zona della pompa di circa il 78%. Non vi meravigliate di questi valori, insomma, stiamo parlando di pompe per uso civile, insomma già è tanto. La cosa interessante è che appunto dati veri, dati realistici, se vi allontanate rispetto al punto di massimo rendimento, qui ci sono quelle curvette, lo so, non le riuscite a leggere da là, spero vi fidiate di quello che vi dico. Su queste curve, insomma, ci sono riportati i valori del rendimento, sono curve ISO livello, ISO rendimento, e diciamo, se andiamo verso le portate più basse, quelle quasi al limite del quasi in corrispondenza del massimo relativo, però appunto non in teoria, proprio dati del costruttore, quel valore scende a 0,5, 50%. Ok? Verso portate più alte, dall'altro estremo, scendiamo a 0,6. Ok? Quindi, come vedete, c'è un tanto per confermare una cosa che abbiamo detto tante volte in teoria, c'è questa importante cosa. E quindi ci sinceriamo che siamo lontani dal rischio pompaggio, ci sinceriamo che stiamo in zona di rendimento prossimo al massimo. L'altro passo, l'altra cosa da fare subito, chiaramente, è o appunto prendiamo questo numero e facciamo il prodotto H, che avevamo trovato erano i nostri 37 metri, per Q
la portata di esercizio nelle opportune unità di misura, mi raccomando, perché se prendete esattamente questi numeri così come stanno viene fuori una cosa che non significa niente, per quindi Q che comunque conosciamo, si tratta di metterla nella giusta unità di misura, la densità dell'acqua a temperatura ambiente la conosciamo, l'H la conosciamo, eta P è questo qua, e otteniamo la potenza assorbita. Questo ci serve non tanto per, potrebbe anche capitare che ci chiedano di fare questo, di dimensionare il motore, come nella maggior parte dei casi entro in questa categoria di macchine, per questa taglia di macchina, qualunque costruttore il motore ve lo dà già a corredo, però ciò nonostante, quindi anche se noi non dobbiamo dimensionare il motore, sicuramente questo cliente che vi sta commissionando questo lavoro vi chiederà quanto consuma questa pompa quando lui l'accende, per esempio per un'unità di tempo, non so, per un'ora, in un'ora di funzionamento quanto consuma in termini di energia elettrica consumata, e quindi necessariamente dovete farvi questo calcolo in questo modo qui, o come vi avevo anche detto in altre occasioni, onde evitarvi questo fastidio, perché magari il valore del rendimento non si legge perfettamente su quelle curve di ISO rendimento, poi molto semplicemente, se salite in corrispondenza della portata assegnata, nel nostro caso quei 100 metri cubi ora, e intersecate la curva relativa alla girante che abbiamo scelto, quella più grande in questo caso, okay, e sulle ordinate di quest'altro pezzetto di diagramma leggete direttamente la potenza assorbita, fortunatamente in kilowatt sta riportata. Okay? Molto bene. E questa è un'altra cosa importante da non sottovalutare. L'ultima, altrettanto, forse ancora più importante, prima di andare e comprare questa pompa, pagare un certo costo che non sarà proprio zero, installare, andare lì e montare questa pompa nel circuito, necessariamente dovete fare la verifica alla cavitazione. Come vi dicevo, che significa la verifica della cavitazione? Ricordate che la verifica significa che dovete verificare che l'NPSH ha del vostro circuito supera l'NPSHR richiesto dalla vostra. Per quanto riguarda il termine di destra, fate subito, lo trovate qui, così come avete trovato la caratteristica interna, avete trovato la potenza, il costruttore vi dà la curva dell'NPSHR relativo a questa pompa. Solo lui ve lo può dare, perché riguarda le perdite all'interno del corpo pompa, ok? Quindi voi non avete nessun modo di trovare, così come la pendenza di quella curva caratteristica interna, soltanto il costruttore ve la può fornire. E quindi da un punto di vista pratico la cosa è banale, cioè incrociate la vostra portata di funzionamento, salite fino ad intersecare questa curva dell'NPSHR qui riportata e leggete il valore che è sotto i 4 metri, diciamo circa 3,8 metri. Ok? Il problema sta qui, appunto, il costruttore non vi può più aiutare, questo dipende da come voi avete disegnato questo coso. Appunto, vi ricordo, chi ci sta nell'NPSH? C'è la... ci sono questi due termini, appunto, di energia del fluido quando arriva qua, questa è la sezione A, ok?
meno, diciamo, la P con S sul ρ dell'acqua. Quindi questo è facile, lo potete ricavare immediatamente. Diciamo, questo liquido, che liquido è? Vabbè, è acqua, insomma, temperatura, diciamo, dovreste saperlo, diciamo 20 gradi centigradi, quindi acqua a 20 gradi centigradi, quello è un numero preciso da cui non si scappa facilmente, diciamo, sempre nelle solite unità di misura, questo è 0,24 metri. Per acqua a 20 gradi centigradi, acqua a 20 gradi centigradi, P con S su ρ, 0,24 metri. Ok? Questa non è che ce l'avete subito, però vi ricordate come ormai, insomma, un po' ci siamo allenati a come procedere? Questo non lo conosciamo, però questa è l'energia che ha il liquido quando arriva qua. Ma dalla prima lezione stiamo dicendo che se il liquido ha questa energia totale nella sezione A, la deve avere, la stessa energia la deve avere pure qua e pure quando stava qua dentro. Ok? Non ci sono dubbi in merito. Per cui se noi facciamo il bilancio fra l'acqua nel pozzo e l'acqua nella sezione A, vediamo che nel pozzo che cosa avrà? Pozzo atmosferico, P atmosferico su ρ, arriva nella sezione A, dove avrà una pressione A su ρ, CA quadro, mezzi, sarà salito di quei 4 metri, G, Z, avrà vinto le perdite, mi pare, in quei 4 metri. H, I, nel circuito di aspirazione. D'accordo? Vi trovate? Molto bene. Quindi a noi ci interessa questo. Quindi il nostro P con A su ρ più C con A al quadrato mezzi sarà uguale P atmosfera su ρ meno G Z A meno HP nel circuito di aspirazione. Quindi con i numeri, questi sono il atmosferico, lo sappiamo, 10 e 33 metri. E quanto si è sollevato? 4 metri, no? Le perdite, vabbè, approssimiamo un po', facciamo finta che siano solo in prima approssimazione, giusto per fare adesso un calcoletto qui, facciamo finta che siano solo quelle distribuite, qui dimentichiamoci un attimo di questo, addolciamo un po', facciamo una cosa così, in modo tale che si perde poco e trascuriamo le perdite in questa curva, consideriamo solo le perdite distribuite in, facciamo finta anche che questo tratto orizzontale sia molto corto, insomma che la pompa in realtà stia qua, ok? Così adoperiamo la stessa, l'ho cancellata, quindi se il materiale è lo stesso, la velocità dell'acqua chiaramente è la stessa, no, eccola qua, le perdite erano 20 centimetri per metro e quindi per 4 metri questi qua sono 0,8 metri, cioè 80 centimetri. Ok, e questo è il primo NPSH, sarà tutto questo meno, non c'ho più spazio per scrivere, meno P con S su ρ. Ok? Quei che
come dicevo, quando l'acqua è fredda possiamo, una scuola, possiamo fare finta che questi 10 e 33 metri siano 10 metri e abbiamo risolto il problema. Comunque diciamo, scriviamo l'NPSHA, quindi non questo, ma NPSHA, sarà tutto questo meno P con S sul ρ, cioè meno 0,24. Ok? Dove arriviamo, occhio e croce, a circa 5 metri. Ok? D'accordo? Adesso, 5 metri è maggiore di 3,8, ci dovremmo essere, diciamo, non abbiamo un enorme margine di sicurezza, perché è 5 su 3,8, quanto fa? Fa 1,39, è quasi 4, perché erano un po' di più le NPSHA, il numero giusto, ok. Allora, ok, circa 1,4, ok, se è circa 1,4 siamo in sicurezza, se fosse 1,2 staremmo un po' al limite. Se le cose stanno così, possiamo dire, ok, abbiamo finito, abbiamo scelto questa pompa LP100, eccetera, del costruttore tal dei tali, va bene, fa al caso nostro, la possiamo montare, la possiamo installare, non avremo problemi di pompaggio perché siamo abbastanza lontani col nostro punto di funzionamento rispetto al punto di massimo relativo, siamo in una zona prossima al massimo rendimento che questa pompa può offrire, e non abbiamo rischi di cavitazione, abbiamo un ampio margine, ripeto, il margine serve perché dopo 3, 4, 5 anni di funzionamento continuo, questo termine qua, in particolare questo termine qua, cresce, ok? E quindi il nostro NPSH si abbassa un pochino, invece di 5 metri avremo 4,8 metri, 4,7 metri, che però appunto avendo margine sono sufficientemente più elevati dei nostri 3,8 richiesti dalla pompa. Un'unica cosa, attenzione, se questo posto invece cambiamo scenario, facciamo finta che questa villa sta Isola d'Ischia, che per me è abbastanza familiare, all'Isola d'Ischia ci sono tante acque termali, è ricca di acque termali, gli isolani, beati loro, la sfruttano parecchio quell'acqua termale proprio per usi, se la fanno, se hanno la possibilità, veramente fanno una cosa di questo genere, la estraggono autonomamente, se la portano a casa e insomma, cioè, si fanno queste docce, bagni termali, eccetera, con acqua. Questo che cosa significa? Però che l'acqua è fra i 35 e i 40 gradi di quel tipo, e a questa temperatura il P con S sul ρ cambia radicalmente, insomma diventa diciamo fra 1 e 2 metri, ok? Ordine di grandezza. E a questo punto, come vedete, le cose cambiano sensibilmente. Se io qui vado a sottrarre, anziché 0,24, vado a sottrarre 2, non ci troviamo più. Quella pompa, proprio la dimostrazione di una frase che mi avete sentito dire tante volte, quella pompa che ci sembrava tanto bella, che è bella nel senso che rispondeva in pieno alle nostre esigenze, che lavorava nella zona di massimo rendimento, quindi guarda un po', tutta una cosa perfetta, lontana dal massimo relativo, eccetera, se la volessimo montare in questo pozzo di acqua termale, niente, non andrebbe bene, perché si romperebbe per cavitazione, il cliente la accende, la lavora 2-3 ore, si distrugge la pompa e insegue invece di pagarvi. E quindi è una cosa che assolutamente dovete evitare, e lì dovete inventare voi che cosa fare. Vabbè, la cosa più ovvia, più semplice, provare a scavare un po' qua, se questo è un terrapieno,
andate con una zappa, scavate se è possibile, abbassate, magari basta scendere di un metro, non è che chissà dovete trovare il petrolio, insomma basta che scendete di un metro e rimontate la pompa e avete risolto. O viceversa far salire, ma come si fa a far salire? Se è possibile, per esempio, se questo è il pozzo, lo fate più piccolo, lo fate più piccolo, il livello sale, no? Vi trovate? Il livello sale e magari se riuscite a farlo salire di un metro, analogamente avete risolto il problema. Quindi questo non potete fare. Se vi serve l'acqua termale, l'alternativa sarebbe raffreddare quest'acqua, ma poi finisce la funzione dell'acqua termale e quindi neanche la potete prendere. Questa soluzione e scegliere un'altra pompa, come potete vedere adesso stiamo facendo un po' tardino come orario, ma diciamo se vi volete divertire a sfogliare le pagine vedrete che questa abbiamo con quella portata che è un po' elevata, ripeto, rispetto a questo esempio di applicazione, con questa portata scendere al trovare pompe con NPSHR e minore di 3.8 non è facile, sì, potete trovare 3.6, 3.5 ma non 2, ok? E quindi diciamo l'idea di dire ok, io invece di mettermi a rompere lì a fare sull'impianto, semplicemente sfoglio là, trovo un'altra pompa e risolvo, mi lavo le mani e risolvo il problema. Credo che molto spesso in questo tipo di applicazioni non è praticabile, perché appunto trovare una pompa commerciale, una pompa semplice con un NPS, questo non è elevato, è come valore 3.8 perché la portata è abbastanza alta. Trovare una pompa dove l'NPSHR sia la metà di questo significherebbe trovare una pompa particolarissima, insomma, difficile da trovare sul mercato, magari con una, dovete pensare anche alla manutenzione, all'assistenza, eccetera, molto costosa sicuramente, insomma, quindi sarebbe da escludere. Molto meglio cercare di trovare una soluzione sull'impianto, tipo abbassare la pompa e basta. Ok, quasi finora, tanto oggi non ci avevamo. Ok ragazzi, qualche osservazione, qualche dubbio, qualche perplessità, ultima chiamata per... Tutto ok? Ma... Allora, no?